Cinefest.it, sedicesima edizione della festa del cinema di Roma. Arriva un film assurdo, però mi sono abbastanza divertito. Promesse, Promises di Amanda Sterz, autrice di bestseller, donna di mondo, film assurdo con Pierfrancesco Favino che attraversa anni e anni e anni della sua vita. È un italiano che però vive molto in Inghilterra, a volte Alexander, a volte Sandro. L'abbiamo vista in selezione ufficiale qui alla Festa del Cinema di Roma e gli appassionati e le appassionate di Pierfrancesco Favino non potranno perderselo, perché è un mischione assurdo, ma con il suo perché, di come eravamo, di c'eravamo tanto amati. Sì, sembra anche Gli anni più belli di Gabriele Muccino, che è uno splendido omaggio mucciniano estremamente complesso, non capito in Italia, a C'eravamo tanto amati di Ettore Scola. Quindi vediamo Pierfrancesco Favino, che è un commerciante di libri con il nonno Jean Reno che lo insulta in continuazione e gli dice: io non ti lascerò niente, ricchissimo, io non ti darò nulla dei miei soldi, vai a fare un lavoro normale. Sandro, che forse è anche Alexander, ripensa alla sua vita e, come assaggiando una Madeleine prustiana, sì, torniamo a No Time to Die. C'è anche una scena identica, film prustiano come pochi, perché c'è Lea Seydoux che si chiama Madeleine Swann in quel film, e viene citato molto alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Sandro non ama la prosa di Proust, ma, e forse questa è una maledizione, si trova egli stesso prustianamente a ripensare continuamente alla sua vita come fosse una spirale. E quindi parte questo film a incastro, a montaggio alternato, con passato presente che a volte si mischiano sempre di più. Vediamo tante versioni di Sandro, ma molto spesso lo interpreta per Francesco Favino. Perché? Perché si ricorre al make-up, quindi lo si fa invecchiare, e quindi c'è un Favino make-up che arriva pure alla soglia dei quasi degli 80 anni. Lo vediamo attraversare questa Italia poco, andava in vacanza, suo papà schiatta prestissimo, non si sa come, a nuoto, suo nonno è Jean Reno, sua mamma è un inglese, un gran casino, tanti soldi ma non sembra. Un ragazzino frastornato, è carino l'attore che lo interpreta da piccolo, vuole fare il prete. Il nonno Jean Reno, che non mi è piaciuto tanto, lo porta subito da una prostituta per cercare di convincerlo a cambiare idea. Ma non è che forse, è molto garbato questo ragazzo, molto timido, non si capisce come è morto suo papà.